Fermiamoci qui a prendere il fresco. Poco fa, parlando di Criz e degli altri tiranni, hai adoperato la parola follia. Ma i nostri tiranni non sono dei folli, Socrate. Sono dei criminali. È la stessa cosa. Conosci la canzone che dice che il bene più grande è prima di tutto la salute, poi la bellezza e poi essere ricchi? La conosco. Ebbene, quella canzone mente. La più grande felicità è d'essere giusti. È un bene così grande che quelli che fanno il male sono dei folli. È per questo che ho usato la parola follia. È una follia dalla quale però traggono profitto, Socrate. Quale profitto? La ricchezza? Il potere sugli altri uomini? Ma quando perderanno il potere, che cosa resterà a loro? Il ricordo dei crimini che hanno commesso. E che altro? La non conoscenza del bene? Un'ignoranza che solo le illusioni del potere hanno celato ai loro occhi. E qual è la ragione dei loro crimini, se non l'ignoranza del bene, che li mantiene in uno stato di perpetua ansia? In realtà, i potenti hanno la forza e l'esercitano perché sono soltanto deboli. E la loro debolezza proviene dalla paura che li domina. Si vedono dappertutto e sempre circondati da nemici. E non è forse questa proprio una follia? Ma noi ci contenteremo di ignorarli. Un tiranno può sottomettere la città a suo piacere. A ciò che gli piace non c'è dubbio, ma non a ciò che vuole. L'uomo, infatti, non può volere che il proprio bene. E colui che commette ingiustizia nuoce soprattutto a se stesso. Poco per volta, il ricordo del male che ha commesso lo farà impazzire. La virtù è dunque la conoscenza del proprio bene. La conoscenza e la pratica. Allora, per amministrare la città e non fare torto a se stesso, il potente deve possedere la virtù. Sì, perché se è un uomo di valore, servirà ad esempio a tutti. Per sopravvivere, gli stati non hanno bisogno di arsenali oppure di imperi. Se hanno valore e se posseggono la virtù, i cittadini daranno la loro vita per difenderli. Socrate, ecco tuo